Meridiano di Toscana TV e accertamenti della direzione del carcere di Solicena di Firenze sono stati avviati per una grigliata non autorizzata avvenuta nel giorno di Pasquetta in un cortile del penitenziario a cui vi avrebbe partecipato una quarantina di agenti penitenziari con familiari. Siamo in fase di accertamenti interni e stiamo cercando di capire cosa è successo, afferma il direttore del penitenziario. Qualcosa di non regolare pare che ci sia stato, si è trattato di una riunione inopportuna, non autorizzata né a me comunicata. E adesso la direzione del carcere sta cercando di individuare chi era presente alla grigliata e l'esatta dinamica dei fatti della notizia, scrive oggi il quotidiano La Nazione. Si sarebbe appunto tenuta nel pomeriggio di Pasquetta anche in violazione alle norme di contenimento del coronavirus. Andiamo invece a Pistoia, riapre Hitachi Rail per FIM CISL, però la scelta è discutibile, come ci spiega Patrizio Ceccarelli. È ripartita oggi in modo graduale la produzione di Hitachi Rail Italy. I dipendenti dell'azienda principale e quelli dell'incentrato, ossia le aziende esterne che lavorano all'interno dello stabilimento, riprenderanno l'attività in modo scaglionato da qui al 4 maggio, quando la ripresa dell'attività sarà totale. Oggi sono entrati in azienda alcuni capi reparto, circa 10-12 operai e i referenti delle aziende dell'incentrato, una scelta discutibile per FIM CISL. Sì, già da stamani l'azienda ha deciso di riaprire in modo unilaterale. Ieri sera al tavolo ci è stata presentata la procedura di rientro, dove noi non eravamo molto d'accordo, almeno sulla forzatura che l'azienda sta facendo, non tanto sul codice Ateco ma con la deroga che è stata richiesta al prefetto di Pistoia in base al DPCM del 22 di marzo. Quello che siamo riusciti a concordare e a firmare ieri sera con l'azienda è un piano di rientro graduale che riesce a salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti che da oggi rientreranno all'interno dello stabilimento. È un rientro molto scaglionato, è un rientro anche attento, l'RSU ha evidenziato i punti fondamentali della produzione all'interno dell'azienda, le lavorazioni più a rischio. Siamo riusciti a concordare un rientro in questa settimana di circa 80 persone, la seconda settimana di circa 160, nell'ultima settimana di aprile siamo intorno alle 300 persone, per poi dal 4 di maggio per i 5 giorni successivi un rientro graduale del 100% della parte operaia e di circa un 50% della parte impiegatizia, perché l'altro 50% continuerà a fare smart working. Questo è quanto concordato. La situazione, diciamo, è tutta sotto controllo. E all'ingresso ci hanno dato la mascherina, come avevano detto, tutto il kit. Sì, per ora c'è solo la mascherina. Il kit, quello diciamo completo, verrà dato penso dalla settimana prossima. Dentro, insomma, la situazione è sotto controllo per ora. La riapertura riguarderà tutti i siti a livello nazionale, sia di STS che del Rail. Prima di riaprire occorre garantire la sicurezza dei lavoratori e l'appello del segretario della FIOM di Firenze, Calosi. Sentiamo il servizio di Chiara Valentini. La necessità di ripartire in sicurezza deve essere l'argomento principe. Ripartire dalla sicurezza, prima vengono le persone. È questa la motivazione che ha spinto il segretario della FIOM di Firenze, Daniele Calosi, a lanciare un appello pubblico per utilizzare il tempo che ci separa dalla cosiddetta fase 2, cioè dalla riapertura delle attività metalmeccaniche, per garantire in ogni azienda condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori. Molti sindaci, ai quali secondo Calosi spetterà un ruolo importante di controllo insieme alle prefetture, hanno già risposto. In via ufficiosa mi ha cercato anche il presidente di Confindustria Firenze stamani mattina. Si rendono disponibili a un tavolo di confronto, aspettiamo naturalmente di essere convocati. Il grado di sicurezza nelle varie aziende è al momento accertabile solo laddove è stato costituito un apposito comitato interno. In tante aziende non sono stati costituiti comitati per la sicurezza e i comitati aziendali previsti dal decreto, però
queste aziende, parlo delle nostre, le metalmeccaniche, intanto chiedono le deroghe ai prefetti per aprire in barba anche a queste condizioni. Il prefetto, dove ha potuto, è intervenuto anche con le forze dell'ordine. Io posso fare degli esempi di aziende che ci hanno chiesto di essere aperte e non avendo la necessità di essere aperte perché avevano un cliente che serviva sull'agroalimentare e tutto il resto no, e anziché lavorare solo su quel cliente volevano aprire su tutti e non c'avevano queste condizioni di sicurezza. Il punto è che oggi vengano al pettine altri nodi. Gli altri nodi sono che i servizi ispettivi dell'ispettorato del lavoro sono sotto organico, oggi andrebbero potenziati. Insomma, tra il dire di riaprire e farlo davvero, non c'è di mezzo solo una mascherina, ma un cordone di sicurezza che inizia dai mezzi di trasporto per arrivare al lavoro. Quello che accade nel tragitto, ricorda Calosi, è un infortunio sul lavoro, ai dispositivi per il lavoratore, alle distanze da tenere, fino ai controlli da fare, e qui il ruolo dei sindaci potrebbe essere determinante. Una volta rispettata la sicurezza in tutti i passaggi, le aziende potrebbero riaprire? Secondo me una buona parte delle aziende metalmeccaniche potrebbero riaprire. È ovvio che c'è una condizione diversa tra come tutelare un lavoratore di nuova opinione e come tutelare un artigiano che deve smontare una caldaia. E su ognuno vanno fatti dei piani specifici. Ed è allarme per quanto riguarda le imprese artigiane. Vediamo la situazione ad Arezzo. Si stabiliscano le condizioni di sicurezza, ma si riparte in tempi brevi, altrimenti molte aziende resteranno chiuse per sempre. Franca Binazzi, presidente provinciale di CNA Arezzo, esprime con chiarezza la linea comune dell'associazione di categoria del settore artigiano. Secondo Binazzi è necessario accelerare la cosiddetta fase 2 per non pregiudicare la tenuta del sistema economico, messo a dura prova dal blocco delle attività che proseguirà fino al 3 maggio. Il decreto liquidità, afferma il dirigente dell'associazione artigiana, ha deluso le aspettative di fare arrivare con tempestività alle imprese le risorse di cui hanno bisogno per fronteggiare l'emergenza economica. Troppi ostacoli e poco tempo per il rimborso, quando invece servirebbero procedure semplici e veloci, almeno 10 anni per restituire il credito. Si stabiliscano quindi le massime condizioni di sicurezza, ma si riparte in tempi brevi, altrimenti molte aziende resteranno chiuse per sempre. Artigiani e piccole imprese chiedono a gran voce di allentare i blocchi, ma anche la disponibilità di dispositivi di protezione. La presidente di CNA Arezzo lancia anche una polemica. In questa fase diventa difficile capire perché un professionista possa lavorare nel suo studio, mentre all'artigiano che lavora da solo nel proprio laboratorio o nel pieno rispetto di tutti i protocolli sia impedito di farlo. Come CNA Toscana facciamo appello al governatore Rossi per un tavolo regionale nel quale costruire un patto per la fiducia tra Regione Toscana, INAIL e servizi sanitari, oltre ad associazioni di imprese e sindacati, per la gestione della operatività nel corso dell'emergenza, evitando contrasti che vanifichino gli sforzi. E per quanto riguarda i test del sangue, stiamo naturalmente parlando del coronavirus, è stato definito l'accordo quadro, riguarda 400.000 persone, 61 i laboratori che partecipano allo screening. Vediamo. È stato definito l'accordo quadro con le rappresentanze dei laboratori privati per effettuare i test sierologici. Sono 61 i laboratori privati che hanno risposto all'avviso di manifestazione di interesse di Estar, dando la propria disponibilità ad effettuare test per conto della regione ad integrazione del lavoro già fatto dal Servizio Sanitario Regionale, inserendosi così nella programmazione regionale. Un primo blocco di test sierologici è in corso di effettuazione da parte del Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di 140.000 test riservati prioritariamente ai lavoratori della sanità pubblica e privata, agli ospiti delle RSA e agli operatori delle stesse. L'intervento si esaurirà entro la fine della prossima settimana. Consentirà una prima valutazione epidemiologica del passaggio del virus tra le categorie dei cittadini più esposti al rischio, come lo è la popolazione più anziana. A questi si sono aggiunte le forze dell'ordine, i volontari e le badanti. Un secondo blocco di cittadini e lavoratori che verrà sottoposto a test riguarda i lavoratori impiegati nei servizi essenziali rimasti aperti fin dal DPCM dell'11 marzo. Sarà data priorità ai lavoratori maggiormente esposti al contatto con altre persone, come i lavoratori della piccola e grande distribuzione alimentare, delle aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, dei dipendenti pubblici che hanno
contatto con l'utenza, degli operatori degli uffici postali, bancari, operatori di servizi a domicilio, riders, personale che si occupa di consegne a domicilio, giornalisti, edicolanti, operatori del trasporto pubblico, delle pompe funebri, i tassisti, chi lavora nella logistica in genere, il personale dei consolati e quello portuale. A questi si aggiunge la polizia comunale e provinciale, già compresa dall'ordinanza ma non ancora coinvolta. E poi il distretto della Carta della Lucchesia, che ha sempre continuato a lavorare e che potrà fornire, per dimensioni e caratteristiche di insediamento territoriale e produttivo, alcune utili indicazioni in merito all'impatto del virus all'interno di un'area industriale ben definita. Altre categorie dei servizi essenziali potranno essere aggiunte, ma sempre facendo riferimento al DPCM dell'11 marzo. L'accordo con i laboratori privati verrà definito giuridicamente nella giornata di oggi. Prevede che lo screening alle categorie previste in questo secondo blocco sia da loro svolto su indicazione della Regione. La Regione fornirà ai privati che ritengono di aderire a questa iniziativa almeno 250.000 test sierologici a fronte della loro disponibilità ad effettuare almeno 10.000 test al giorno. Oltre a questa attività, su commissione del Servizio Sanitario Regionale, i laboratori privati potranno effettuare altri esami sierologici in forma privata a quei soggetti che appartengono alle categorie di filiera essenziale individuate dal DPCM dell'11 marzo ad un costo complessivo di circa 25 euro. Andiamo a Siena, dove GSK e Sanofi uniscono le forze per sviluppare un vaccino contro il coronavirus. Vediamo. GSK e Sanofi si uniscono contro il coronavirus. Due delle principali aziende vaccini del mondo hanno firmato una lettera di intenti per avviare una collaborazione per lo sviluppo di un vaccino adiuvato per Covid-19, utilizzando le tecnologie innovative di entrambe le società per contribuire a far fronte alla pandemia in corso. Il gruppo farmaceutico francese contribuirà con il suo antigene S-proteina Covid-19, che si basa sulla tecnologia del DNA recombinante, mentre GSK metterà a disposizione la sua tecnologia adiuvante pandemica. L'uso di un adiuvante può essere di particolare importanza in una situazione di pandemia, poiché può ridurre la quantità di proteine del vaccino necessarie per dose, consentendo quindi di produrre più dosi di vaccino e proteggendo di conseguenza un maggior numero di persone. La combinazione di un antigene a base di proteine insieme ad un adiuvante è ben consolidata e utilizzata in numerosi vaccini disponibili oggi. Un adiuvante viene aggiunto ad alcuni vaccini per migliorare la risposta immunitaria ed è stato dimostrato che crea un'immunità più forte e più duratura contro l'infezione rispetto al solo vaccino. Può inoltre migliorare la probabilità di fornire un vaccino efficace che possa essere prodotto su larga scala. Per quello che riguarda le tempistiche per la produzione di un vaccino, le società prevedono di avviare gli studi clinici di fase 1 nella seconda metà del 2020 e mirano a completare lo sviluppo del vaccino entro la seconda metà del 2021. Considerando la straordinaria sfida umanitaria e finanziaria della pandemia, le società hanno comunicato il loro impegno nel rendere qualsiasi vaccino sviluppato accessibile al pubblico e attraverso meccanismi che offrono un accesso equo alle persone in tutti i paesi. E ci spostiamo in Versilia, dove c'è preoccupazione per la stagione turistica e i balneari chiedono tempi certi. Vediamo. Se non riparte il settore balneare, non riparte il turismo in Versilia. Sappiamo bene quanta importanza ha il settore balneare in tutta la Versilia. Solo Lido di Camaiore, considerate che annovera circa 1.400 addetti che stanno aspettando di poter lavorare, che più corta sarà la stagione, più si creerà un problema sociale, perché sapete bene che poi le disoccupazioni non saranno quelle che tutti si aspettano. Chiedono di fare un passo in avanti i balneari della Versilia per cercare di guardare oltre la fase dell'immobilità totale e dare respiro ad un settore tra i più provati dall'emergenza. L'appello è rivolto alla Regione perché autorizzi l'inizio degli interventi all'interno degli stabilimenti balneari e l'apertura delle strutture, in modo che la stagione estiva, in un modo o nell'altro, seppur all'insegna del distanziamento sociale e della sconfitta del virus, possa partire. In Liguria l'ordinanza che consente di installare le strutture stagionali è stata firmata nella mattinata. La speranza dunque è che anche per la Toscana questo sia possibile in tempi brevissimi. Siamo pronti, soprattutto a Lido di Camaiore posso dire che c'è voglia di ripartire, voglia di riportare la gente al mare, chiaramente nel rispetto della salute
e soprattutto anche nel rispetto di quelle che potranno essere le prescrizioni che ci verranno imposte. Gli imprenditori sanno bene che non sarà una stagione come le altre, ma per poter pianificare il nuovo modo di vivere la spiaggia e il mare, chiedono di fare chiarezza sui tempi. Qualcuno deve dirci a noi quando possiamo ricominciare a mettere mano alle nostre attività e quando dopo arriverà la fase 3 in cui potremo, come i bar, come i ristoranti, anche noi riaprire le nostre attività. Io non voglio neanche pensare che sia un sì che loro ci devono dire. Deve essere soltanto, noi aspettiamo soltanto il momento per riaprire. Il momento per riaprire in cui noi dobbiamo pensare in questo momento a come riaprire. E lo stanno facendo le associazioni di categoria che si stanno interfacciando con tutti gli enti per cercare di tirare giù un protocollo per tutte, che sia omogeneo per tutte le situazioni. I balneari versiliesi bocciano senza riserve il progetto apparso in questi giorni sul web per la realizzazione di spiagge anticontagio. Secondo questa ipotesi partita dall'Emilia-Romagna, la distanza sociale potrebbe essere rispettata attraverso ombrelloni e lettini recintati da barriere di plexiglass. Un'idea assurda e soprattutto un controsenso, secondo il presidente dei balneari di Lido di Camaiore, Marco Daddio. Paratie sono tassativamente strumenti poco corretti da mettere sulla spiaggia, poco consoni a quello che dovrebbe essere il nostro tipo di servizio e di lavoro, e soprattutto quando in un momento si parla di plastic free, inondare la plastica di paratie di plastica e di plessiglass credo che sia veramente fuori da ogni logica e da ogni ragione. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.